Non siamo di fronte a un nuovo virus a tranquillizzare gli animi di genitori preoccupati dall'aumento dei casi di bronchiolite, il pediatra Antonio Pagano. Il virus respiratorio sincitiale c'è sempre stato, afferma il medico. La novità riguarda la comparsa anticipata dell'epidemia. Oggi il 50% degli accessi in pronto soccorso e delle visite pediatriche per problemi respiratori, tra cui bronchiolite. Gli ospedali sono già in difficoltà, i pronto soccorso superaffollati, così come le sale di attesa degli ambulatori, un aumento dei ricoveri e delle visite che solitamente si registrava nel mese di gennaio. L'invito è a rivolgersi al pediatra di riferimento e a non affollare inutilmente i pronto soccorso che già sono al collasso. Unica prevenzione è evitare di esporre i bambini molto piccoli al contagio, evitare luoghi affollati, centri commerciali, festeggiamenti locali, visite ad amici e familiari con sintomi da raffreddore. In realtà non siamo solo figli del Covid, ma siamo in realtà anche figli di una cattiva informazione. Quindi, in realtà, rispetto ai nostri genitori, l'accesso così semplice e così rapido ad alcune fonti di comunicazione può creare disagio. Quindi, in realtà, tutto quello che c'è sempre stato viene comunicato in modo diverso, in modo, diciamo, come dire, non scientificamente determinato, quindi con chi è più esperto. In realtà, per quanto riguarda la bronchiolite, noi ci troviamo di fronte a un virus respiratorio, detto sincitiale, che sarebbe un banalissimo raffreddore di un adulto, che in un neonato si può trasformare in questo evento, che in genere epidemiologicamente viene correlato nei mesi iniziali dell'anno, tra gennaio e marzo, perché molte malattie sono, come dire, caratterizzate anche da una loro ricorrenza, da una loro epidemiologia. Quindi è chiaro che se io vedo una parotide gonfia durante un periodo di pandemia degli orecchioni, faccio una diagnosi di parotite epidemica di orecchioni. Se vedo una parotite in un periodo non epidemico, faccio una diagnosi differenziale diversa. Quindi il tempo, i fatti e il contesto mi facilita la diagnosi. In realtà, il fatto che siamo stati chiusi per un po' di tempo, probabilmente, che ci siamo messi in promiscuità rapidamente, cambia anche l'epidemiologia delle malattie. Quindi tutti questi virus che erano, come dire, quiescenti, ma non è che se ne erano andati via, quelli invernali, improvvisamente sono esplosi nei mesi estivi. Quindi abbiamo trovato un luglio, agosto e settembre come se fossimo stati in un periodo invernale. E mettere un virus invernale in estate non sai quale può essere la reazione. Quindi in realtà abbiamo avuto un'anticipazione della recrudescenza, quindi un cambio epidemiologico della malattia, che invece di presentarsi, in questo caso il virus respiratorio, a gennaio, febbraio e marzo, si è presentato in questa fase. Quindi abbiamo cominciato i primi tempi a vedere queste tossi. Dice, ma sarà una bronchiolite? Sì, è una bronchiolite. Quindi epidemiologicamente in questo contesto, adesso, quando noi ascoltiamo una tosse un po' più preoccupante, invitiamo la mamma a dire: signora, stia attenta perché può darsi che questo bambino si evolva poi in una bronchiolite, cose che non avremmo mai detto a ottobre-novembre. E quindi in realtà ci troviamo di fronte a un virus che c'è sempre stato e che si è anticipato nella sua peculiarità. E sicuramente in questo caso le norme restrittive del Covid hanno determinato un cambio epidemiologico che non Quindi sappiamo. innanzitutto questo è